e con grande emozione, e dico non è retorica, che non è piaggeria, che vedo questa piazza simbolica, questa piazza simbolica perché è dedicata alla memoria, al ricordo dei tanti colleghi caduti sotto la barbarie mafiosa. Ma è bellissimo vedere tutti voi che qua, perché voi rappresentate quella parte sana della società civile. Oggi non è soltanto un giorno per Falcone, è un giorno per tutte le persone che rischiano la vita normalmente e che devono avere un senso di protezione da parte della società civile. Ecco perché il serpentone intorno al tribunale. Incominceremo a prenderci per mano e cingeremo in una catena umana, come in un abbraccio, tutto il Palazzo di Giustizia di Palermo. Un abbraccio per i magistrati della Procura di Palermo, della Procura di Caltanissetta, di tutte le procure che si battono per la verità e per la giustizia. Per non dimenticare e soprattutto per impegnarci a combattere tutte le mafie, tutti i giorni dell'anno, non soltanto in occasione dell'anniversario. Per ricordarci a tutti che il nostro non è un lavoro di potere, ma è un lavoro di servizio nei confronti dei cittadini, che hanno pieno diritto ad avere verità, ad avere giustizia, e che quando sono attenti a questi temi costituiscono il vero scudo nei confronti dei tanti attacchi che la magistratura subisce, soprattutto quando alza il tiro e il livello delle proprie indagini. Quella che voi state riempendo è una piazza di persone per bene, è una piazza di persone oneste, è una piazza di persone coraggiose, è una piazza che hanno la forza, la sensibilità per uscire dal recinto dei propri egoismi, dei propri particolari interessi, per mettersi in gioco, per darsi da fare. Una piazza che rifiuta il compromesso, che rifiuta il quieto vivere, che rifiuta il gioco delle mediazioni troppo facili. Nella lotta alla mafia si realizzi finalmente un salto di qualità, salto di qualità che è necessario perché in questi 20 anni sono stati fatti passi avanti decisivi nella lotta, nella repressione della mafia militare, ma ancora non si è fatto tutto quello che si deve fare nella repressione e nella rescissione definitiva dei legami tra la mafia e la politica, la mafia e l'economia e la mafia e le istituzioni. In realtà ci sono due Italie, l'Italia della paura e l'Italia del coraggio, e noi contiamo, siamo convinti che quella Italia del coraggio prevarrà, e così, soltanto così, potranno prevalere verità e giustizia, perché senza verità e senza giustizia non c'è neanche democrazia. Grazie.